minuti, devo distare un po' di alloggio. Dimmelo prima. Sotto le stelle. Questa è la terza semifinale, sabato prossimo ci sarà la finale, poi commenteremo com'è. Intanto diciamo che vanno in cuore due scuole di amici della zona, una di Bologna e una di Cesena, hanno avuto dei problemi, dei ragazzi, chi lavora, chi hanno dovuto rinunciare a partecipare a questa gara, quindi ci sono ancora, non è una gara ma è una rassegna, ci sono due scuole che sono automaticamente qualificate per la finale che ricordiamo sarà settimana prossima. Sabato, mi raccomando, non mancate per la gran finale della D-Show e quindi in questa sera in ogni caso non potrete votare. A questo ringraziamo anche i giudici per aver potuto giudicare la gara. Da Forlì c'era come stasera Anthony Coppoli con la New Dance, facciamo un applauso, giustamente. Ringraziamo anche Renato Gardini da Rimini per Caglie 62. Da Cesenatico, Vabbè, l'ho fatto un po' più là. E anche la grande Bea di Tropicana che viene sempre ma porta una iasta e ci viene bene a dire che è pregnata. No, lo dice Gravito, lo dice lui. Lo dice lui, è grave. Anche perché aspetta il maschio, lui ci tiene, la tradizione, la terra, così. L'azienda agricola, vabbè. Se lo dice lui sarà vero. Sarà vero. Andiamo avanti, che sono dico che parliamo troppo. Ok, perfetto, quindi questa sera si esibiscono due scuole, andranno direttamente in finale, quindi non votatele, non avete i gettoni, li potrete fino alla prossima, ma sarà una rassegna. E quindi potete assolutamente applaudirle perché sono molto bravi, belli preparati. Partiamo con la prima, vengono da Cesenatico e rappresentano una nuova realtà che porta il nome di La Sesta Arte. Scuola bravissima, in fondo. Soy malo, ya, ya, ya. Conmigo,
Sarà la finale per l'occasione, visto che saranno 6 scuole col tempo.